Una scuola residente, che significa in una realtà come Napoli? Beh, significa che noi abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica che ha bisogno di massicci interventi di ristrutturazione e anche di costruzione di nuovi edifici. Allora a questo punto è necessario abbandonare le vecchie tecniche che si rivelano non soltanto dispendiose ma anche inadatte in un territorio a doppio rischio, quindi rischio sismico e rischio vulcanico. Pertanto esiste tutta una tecnologia, tutta una scienza delle costruzioni che è andata avanti sulla possibilità di costruire edifici che resistano in maniera flessibile, perciò resiliente, a queste criticità e sarebbero utilissimi ad essere implementati tutti questi strumenti e queste conoscenze nella nostra azione di città metropolitana che come compito abbiamo quello di costruire le scuole per i nostri studenti. Che contributo la città metropolitana può dare agli altri enti locali che si occupano di scuola? Ma intanto la formazione e la conoscenza di queste tecniche grazie a questo link che abbiamo con l'università, questa cooperazione che è molto solida, e poi sicuramente possiamo mettere a disposizione dei comuni tutto il nostro asset tecnologico e anche finanziamenti, perché come voi sapete la città metropolitana poi interviene direttamente a finanziare la costruzione di scuole superiori ed indirettamente a fornire tutta una serie di servizi utili all'assetto edilizio e dei servizi.